Matteo 6, 22 e 23. Siamo tutti contenti? Sì, il Signore è in mezzo a noi, questa è la cosa più bella, no? È Gesù che parla. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, esse tenebre quanto grandi saranno. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. La nuova riveduta dice: se il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. E guardando un po' alle varie versioni, un'altra versione dice: se il tuo occhio è diretto verso un unico oggetto, così dice il greco, il tuo corpo, tutto il tuo corpo sarà illuminato. C'è un bellissimo verso in Proverbi, capitolo 24, verso 25, che dice: i tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano diritto davanti a te. Credo che a tutti noi sia capitato di incontrare occhi sfuggenti. Persone che quando parlano, mi è capitato pure certe volte con certi credenti, non riesci a guardare in viso, gli occhi sono sfuggenti. È qualcosa che ci mette in grande disagio, non so voi, ma a me sì. Abbiamo poi incontrato anche occhi alteri, sguardi che ci hanno trafitto. Non posso dimenticare un giovane bellissimo. Poteva essere un artista del cinema. Aveva degli occhi di vetro, belli come colore, ma degli occhi che davano esattamente il senso della freddezza, della durezza. E infatti, dice il fratello, perché lo conosce pure lui, tutto il problema nostro è come è il nostro occhio, come guardiamo, perché l'occhio è il simbolo dello scopo e dell'intenzione dei sentimenti. Un occhio sano, un occhio limpido, un occhio diretto verso un unico oggetto è il segreto della nostra felicità. E quando parlo di occhio parlo di una vista che va al di là della vista fisica, ma che è la vista spirituale. Dove posiamo lo sguardo? Proverbi sempre dice: uno sguardo lucente rallegra il cuore. Ci sono delle persone che quando sono allegre non ridono, ma hanno uno sguardo così allegro che fa piacere incontrarle. Se il tuo occhio è limpido, se il tuo occhio è sano, se il tuo occhio è diretto verso un unico oggetto, allora il tuo corpo, te stesso, tutto te sarà illuminato. Qual è l'oggetto su cui noi poniamo lo sguardo? Su chi poniamo lo sguardo? Il profeta diceva: ed essi volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È importante riguardare a Gesù, perché fissando lo sguardo su Lui e scoprendo la grandezza del Suo amore, scopriamo quanto sia importante per la nostra vita. Sapete, gli sguardi nostri divergono. Guardiamo troppo intorno, guardiamo troppo quello che non dovremmo guardare. Ma Signore, aiutaci stasera
perché ognuno di noi possa fissare lo sguardo su Gesù e fissare lo sguardo su Gesù al Calvario, vederlo per godere appieno del suo amore, per capire della sua longanimità, vederlo e considerare le sue sofferenze che sono state pagate per noi. Ha sofferto per darci la salvezza. Ha sofferto per le sue lividure, noi abbiamo la guarigione. Ha sofferto perché noi potessimo godere salute spirituale. Egli è la fonte del nostro benessere. E riguardando a Gesù, quando dal suo cuore sgorga acqua e sangue, noi possiamo essere purificati, lavati e possiamo essere rinnovati nello spirito nostro. Ma non solo dobbiamo riguardare a Gesù pensando al Calvario, ma riguardando a Gesù, perfetto esempio di fede. Se l'occhio nostro è limpido, se l'occhio nostro è sano, se l'occhio nostro è diretto verso quest'unico oggetto o soggetto, noi scopriremo che mentre meditiamo su Lui la nostra fede cresce. Credo che stasera tutti noi siamo, la nostra fede è incrementata stasera. Dio ci ha già incoraggiato per le testimonianze che abbiamo ascoltato, è vero? È alta teologia? No. È l'esperienza che noi abbiamo fatto con Cristo che può essere di beneficio a quanti ascoltano. Riguardiamo a Gesù, esempio perfetto di fede, capo, a me piace Diodati, lo sapete, capo e compitore della nostra fede, cioè il nostro capo è colui che rende la nostra fede perfetta. La tua e la mia fede sono traballanti qualche volta, no? Ecco perché abbiamo cantato così qual sono. Riconosciamo le nostre debolezze, le nostre limitazioni, le nostre fragilità, perché no, anche le nostre infedeltà. Ma quando riguardiamo a Gesù, immediatamente siamo presi da un nuovo vigore, perché Lui ha compiuto una salvezza perfetta. L'opera del Calvario è un'opera perfetta e la presenza dello Spirito Santo che Gesù ha promesso e che Egli stesso ha sparso su noi e continua a spandere è la garanzia che colui che ha cominciato l'opera buona in noi la porta a compimento. Occhio sano e limpido, diretto verso un unico oggetto. Mosè. Nell'Epistola agli Ebrei è detto: riguardando alla ricompensa, con lo sguardo rivolto alla ricompensa, rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Perché la fede che cos'è se non vedere l'invisibile e credere l'incredibile? Questa è la fede. Mosè era stato abituato per tanti anni a guardare le bellezze d'Egitto. Ancora oggi la gente da tutto il mondo va in questa terra per andare a vedere le opere d'arte e le scoperte archeologiche oggi delle grandezze d'Egitto, la ricchezza dell'arte. Ma a un certo punto diverse lo sguardo dalle cose che lo circondavano e cominciò a guardare alla ricompensa che Dio gli avrebbe dato se sarebbe stato ubbidiente. Fratelli miei,
Sorelle nel Signore, è importante che noi guardiamo oltre. Guardiamo oltre. Se guardiamo intorno a noi ci affliggiamo, perché il mondo che ci circonda non è certamente incoraggiante. Se guardiamo dentro di noi ci affliggiamo, perché scopriamo le nostre debolezze. Ma se guardiamo a Gesù e guardiamo in alto, guardiamo alla ricompensa di quelli che per fede e pazienza hanno ottenuto le promesse. Rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Non fu facile per lui. E non fu facile, dopo 40 anni, cambiare completamente vita. Ma che importanza sa se c'hai 40 anni o ce n'hai 80? L'importante è che a un certo punto volgi lo sguardo in alto e guardi alla ricompensa eterna che Dio ha stabilito per quelli, ha promesso per quelli che l'amano. E se guardiamo tutto il capitolo 11 degli Ebrei, bellissimo, Abramo, Sara, Giacobbe e tutti gli altri aspettavano la città il cui architetto e costruttore è Dio. Certe volte ci preoccupiamo tanto dei nostri fabbricati qui, ma lo sapete che dobbiamo lasciarli? C'è della gente che litiga per un mattone in più, ma non sapete che dobbiamo lasciarli? Viviamo giorno per giorno con gioia, guardando la città eterna che Dio ha costruito per noi e sta costruendo per noi. Gesù l'ha detto: io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato il luogo, io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. L'occhio dei cristiani deve essere un occhio sano e limpido. Un occhio malato non vede bene davanti a sé, e non mi riferisco all'occhio fisico, mi riferisco all'occhio spirituale. Vi ricordate la chiesa di Laodicea? Qualcuno ha detto che la chiesa di Laodicea è la chiesa degli ultimi tempi, che Dio ci scampi e liberi, perché se fossimo la chiesa di Laodicea saremmo già giudicati dal Signore. Però che qual era il peccato della chiesa di Laodicea? La chiesa di Laodicea aveva problemi di vista, tutto qui. Problemi di vista perché diceva: io sono ricco, io sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Signore, aiutaci. Viviamo in un mondo dove la gente cerca solo la ricchezza e il conforto. Se io ho ricchezza e conforto, sto a posto. E molte persone pensano che anche spiritualmente debba essere così. Quando Dio ha chiamato la sua chiesa ad essere una chiesa pellegrina, Dio ci ha chiamato per essere strumenti di benedizione per gli altri. La chiesa del Signore è ricca di opere buone. E il Signore lo richiama e dice: tu non lo sai che in realtà sei tanto cieco, hai gli occhi così poco limpidi, non guardi a un unico argomento e un unico soggetto, hai un occhio che in pratica è viziato e vedi le cose in un modo distorto. Qualche tempo fa un nostro fratello che non riusciva più a vedere, oggi con mezzi speciali fu operato e ha riacquistato la vista. Lo rincontrai, è un fratello carissimo. Fratello, come va? Fratello, io rivivo, finalmente vedo,
finalmente vedo, vivevo in una condizione di penombra, non riuscivo a discernere le cose. Fratelli miei, sorelle del Signore, è importante che il Signore venga e intervenga sulla nostra vista spirituale. Tu sei infelice. Sei infelice perché ti credi ricco, invece sei povero. Vieni da me e compra, dice Gesù, dell'oro puro, affinato col fuoco. Vieni da me e godi della mia divinità. Vieni da me, arricchisci dei beni gloriosi che io ho predisposto per quelli che m'amano. E tu non ci vedi bene, vieni da me, che io c'ho un occhio, c'ho un collirio per i tuoi occhi che serve per ungerti gli occhi. C'è un collirio spirituale che è un unguento. Tutte le volte che sentite nella scrittura parlare dell'olio, tutti voi sapete che è il simbolo dello Spirito Santo, vero? Se il Signore col suo Spirito unge gli occhi nostri, noi riusciremo ad avere uno sguardo limpido e a vedere bene dinanzi a noi. Vieni, tu pensi che sei vestito, invece sei nudo e hai bisogno di vesti, sì, ma di vesti bianche. Metti da parte le vesti macchiate, perché solo il vestito della giustizia di Gesù può nascondere la nostra povertà. Un occhio limpido ci guida sulla via della santità. Un occhio limpido ci dà una visione chiara e meravigliosa di Gesù e delle sue promesse, che sono per noi oggi. Un occhio sano e limpido ci fa riguardare ai nostri fratelli, non per vedere i loro difetti, ma per vedere la grazia di Dio che ha operato in loro. Un occhio limpido e sano del cristiano ci dà la capacità di ricevere la luce ed essere partecipi della gloria di Dio, che ci fa vedere il male fuori nella sua realtà, ma ci fa vedere anche il bene e la verità che illuminerà la nostra condotta. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, è limpido, è diretto verso un unico soggetto o oggetto, tutta la tua vita sarà illuminata. Sono parole di Gesù. Signore, manda il collirio del tuo spirito, illumina gli occhi nostri spirituali, perché possiamo vedere te nella tua gloria, perché possiamo essere illuminati dalla tua verità, perché possiamo veramente vivere una vita che t'onora e nel mondo testimoniale della tua grazia. Il Signore ci benedica.